stop. And you're here. In the middle, please, in the middle. We need to pick your left. Please. Can we have the press down? Francesco. No, ma andiamo via, andiamo via. Francesco. So, first of all, thank you very much for coming today. It's a beautiful day today, Milan Fashion Week. I'm happy that you made it. I know that you're all busy. I'm sorry that we're a little bit late. Grazie per essere venuti, una bellissima giornata oggi, tra l'altro coincide proprio con la settimana della moda qui a Milano. Grazie per aver trovato il tempo per essere con noi. The reason why you are here today probably is because we have something to announce, and I'm very happy and very proud to welcome Lindsay here in Milan today. Il motivo per cui sicuramente siete venuti qui è perché c'è un annuncio importante che devo farvi, e per me è un grande onore, veramente, sono molto orgoglioso di potervi presentare Lindsay. So, I think you can understand I'm very nervous because I have such a beautiful girl next to me. Potete immaginare che sono tesissimo perché ho una bellissima ragazza a mio fianco. And also I'm a little bit nervous because we have a big fashion event, a big fashion show tonight. Ma anche perché questa sera, come ben sapete, abbiamo veramente un evento molto importante in sfilata. And I hope after tonight you still are looking forward to work together with me for the next campaign. E spero che dopo questa serata comunque vorrai ancora collaborare con me per le prossime campagne. That's why I'm, I think, very nervous. Sono veramente molto teso. Well, Lindsay. It's a really big pleasure to be here. This is an honor for me to be a part of. Grazie, è un grande piacere, un grande onore essere qui veramente con voi e con lui. Bene, se volete ora porre le vostre domande, ho il microfono a disposizione. Well, I appreciate the telegraph mentioning. Thank you for inviting me here. Lindsay, I would like to know, from Ngara to Phillip Lane, it's a big leap. Can you explain your choice? I think the difference is with Ngara, I was creative director, and this is kind of a collaboration. I think it's more image-based on what we're doing with the collaboration and what we want people to get from what the campaign will be. Beh, direi sicuramente che c'è una differenza, insomma, in quel caso ero direttrice, adesso invece come regista, adesso invece c'è una forma di collaborazione che dobbiamo appunto cercare di promuovere. Awkward silence. Ok, nobody wants to ask. Vorrei sempre continuare a correre, domani would you like to ask questions, please? This is the right moment. Would you please raise your hand if you have any questions? Yes, and any more questions? Please, the microphone, please. I just want to know if you could explain a little bit how this collaboration developed or how it came to this collaboration. It kind of came spontaneously, and I was approached by Philip and some of his people, and I love his past campaigns and the work that he's done, so I was intrigued by it, and it was something that Well, Lindsay, devo dire che questa collaborazione è stata veramente un momento, diciamo, un incontro spontaneo. Sono stata avvicinata da Phillip Lane e devo dire che comunque mi piaceva, mi sono identificata subito con questo tipo di collaborazione. Well, for me she's a very fashionable person. She's a big girl. Everybody knows her. She's followed by many people, not only fans. And well, she, for me, she's the perfect
testimonial from my campaign. She's rock and roll, she's authentic, she's talented, she's beautiful, and I think this is a very nice cooperation. I'm very happy that this is taking place. Devo dire che sono molto lieto che ci sia questa forma di collaborazione, perché lei è assolutamente la figura, la testimonial perfetta per interpretare questo spirito, perché è moda. Quando si pensa a lei, si pensa a una persona assolutamente seguita da tantissime persone, non soltanto da fans, non necessariamente, una persona che è ricca di talento, una persona vera, una persona autentica. La faccio in italiano. Lei ha anche disegnato diverse cose per H&M, Hunger, eccetera. Pensa di disegnare anche una linea, magari un giorno, per Filippi? Yes. Are you thinking of designing a line for Philip Lyne, maybe in the future? Because you, with, you know, we know that you've been designing in the past for H&M and somebody else. For H&M, no, I haven't done H&M. I had a line 626. It's okay. Well, you know, we have to get started. You know, this is a first step to work together in a campaign, and nobody knows where we the future goes. So give us some time to get to know each other better. Ecco, questo, non so, giusto per dire, un attimino d'esordio, una prova, stiamo cominciando. Ci dia un attimo del tempo per partire veramente, perché questo è il primo giorno veramente. La campagna l'avete già scattata? Quando la scatterete, come l'hai pensata? Come ne avete già parlato assieme? Have you already decided how the campaign is going to be? Have you already decided and rolled it out? You know, how's it going to be designed? Yes, actually, we're going to shoot it tomorrow. So. Avverrà domani, in effetti. Lo shooting avverrà domani. So everything is well prepared, hopefully, inshallah. Inshallah, come si dice, se Dio vuole, tutto è stato preparato assolutamente al dettaglio. That's comforting. It's a summer campaign which we are shooting, and so we choose a very beautiful location in Italy at Lake Como. Ah, abbiamo scelto una zona veramente splendida presso il lago di Como, perché la campagna chiaramente è contestualizzata in un momento estivo. And for me, you know, a campaign is something very personal. It expresses 6 months of work. It shows the image of the collection, the mood, and it's also telling a story. And you have to understand that there are many beautiful models out there which you can get for your campaign, but I want to tell a story with my campaigns, and for me it's important to have a person which is not only beautiful but also has a character and stands for something. And I think she has a very strong personality, and everybody who knows her knows that she's rock and roll, she's beautiful and authentic, and this is what I wanted to express with this campaign. Hopefully we can show that with these pictures. Also, it will be interesting how she can bring in her talent as an actress into this campaign, because also Devo dire che è una cosa molto personale. Immaginate una campagna di questo tipo, è praticamente il frutto di sei mesi di lavoro, dove deve uscire l'immagine, deve uscire lo spirito, il mood, ma non soltanto questo, anche la storia. E questo è quello che io voglio trasmettere. Io voglio raccontare anche una storia, perché potete sapere, immaginate, che ci sono tantissime modelle molto affascinanti comunque disponibili, ma lei è qualcosa di speciale, perché lei è in grado di interpretare la storia che io voglio trasmettere con la sua forte personalità, e quindi interpretare questo tipo di spirito. E spero che questo appunto faccia emergere anche il grande talento di cui è dotata, anche come figura rock and roll, eccetera, l'autenticità, la persona forte e passionale che lei è.